Grazie alla tecnologia la nostra vita è molto più semplice e in questo video volevo indicarvi qualche applicazione che utilizzo nel quotidiano per essere più produttivo e organizzato. La prima applicazione di cui voglio parlarvi si chiama Todoist ed è una to-do list digitale. Io comunque parlo spesso nei miei video della to-do list e uso anche tantissimo la mia to-do list cartacea. Però nell'ultimo periodo ho anche imparato a utilizzare questa to-do list digitale perché oggettivamente ha dei vantaggi che una to-do list cartacea fisica non può avere. E quindi in questo periodo sto utilizzando tutte e due. Di sicuro in futuro cercherò di spostarmi interamente verso la to-do list digitale. Comunque vi tengo aggiornati. Ah, dimenticavo, ho aperto anche un profilo Instagram dove pubblico contenuti inediti che non riesco ad inserire nei video e poi ho questo vizio di dare spoiler delle prossime pubblicazioni. Quindi se vi interessa mi trovate a @FabioSalern su Instagram. Tornando a parlare di Todoist, devo dirvi che è un'applicazione organizzata molto bene. Intanto posso organizzare le varie attività in progetti e questo è molto comodo. Alla fine i progetti sarebbero come delle cartelle. Infatti posso inserire le varie attività che devo fare in questi progetti e io personalmente mi sono organizzato in questo modo. Ho il progetto di università, YouTube e casa. Ad esempio in casa ci sono inserite tutte quelle attività legate a, magari non lo so, pulizia, quando devo andare a fare la spesa. Come vedete al lato ci sono i progetti e nello specifico andiamo ad aprire università e come vedete ho qui l'attività ripasso micro e ripasso algebra. E la cosa fantastica di Todoist è che mi permette di creare delle attività ma a sua volta delle sottoattività e così via all'infinito. Quindi ad esempio qui ho ripasso micro che è formata di tre sottoattività, ripasso parte 1, parte 2, parte 3, che a sua volta tipo ripasso parte 1 è formato da esercitazione 1, correzione 2 ore. E poi ho ad esempio esercitazione 1 che ha altre sottoattività. E tecnicamente questo lo posso fare all'infinito. Poi, come vedete, ad esempio qui ho la scadenza, che in questo caso l'ho impostata a caso 1 agosto, però ad esempio come vedete tramite questo mini calendario posso impostare la scadenza che voglio ed è utile appunto se dobbiamo segnalare delle deadline. Inoltre come vedete qui ci sono dei pallini colorati e questo perché tramite Todoist possiamo assegnare la priorità ad ogni attività che dobbiamo svolgere. Nel mio caso per impostare le priorità utilizzo la matrice delle decisioni di Eisenhower che se non conoscete vi invito a recuperare guardando il mio video sul time management perché vi può essere utile. In ogni caso grazie a queste quattro bandiere riesco ad assegnare facilmente la gerarchia delle mie priorità ed è molto facile e intuitivo perché tramite un colore, quindi a colpo d'occhio, riesco facilmente a capire a cosa mi devo concentrare per prima. Questo è come sto utilizzando attualmente Todoist, che è un'applicazione che si può trovare sia su PC che su smartphone. E questo è molto comodo perché essendo sincronizzati, ad esempio a me piace scrivere e assegnare tutte le attività che devo svolgere al computer perché mi è più facile anche battere a tastiera e poi controllarle e spuntarle tramite lo smartphone perché è molto più veloce e quindi sfrutto questa sincronizzazione. L'app, come ho detto anche prima, si trova sia su PC che su smartphone ed è interamente gratuita o comunque in realtà la parte che utilizzo io è completamente gratuita, cioè non c'è bisogno di fare un upgrade che in realtà c'è, però onestamente non mi sento di fare perché tutto quello che faccio è presente già direttamente nella versione gratuita. Adesso vi parlo della mia applicazione preferita per prendere appunti, ossia Notion, che è un'applicazione veramente importante per me, che utilizzo moltissimo, ed è un'applicazione per prendere appunti che veramente ti permette di fare qualsiasi cosa. Ha un sacco di setup, un sacco di impostazioni, infatti all'inizio può sembrare magari un po' dispersiva perché veramente si può fare tantissima roba e fidatevi che una volta che vi impratichite con l'applicazione ve ne innamorerete. Io personalmente la utilizzo per l'università e quindi per studiare, ma anche per scrivere, organizzare video di YouTube, ma adesso vi faccio vedere tutto con calma. Ok, allora in questo momento siamo sulla pagina dedicata alla mia università. Infatti, come vedete qui sotto ci sono le tre materie che sto studiando. Aprendo microeconomia, qui c'è la sua iconcina, qui c'è la copertina e qui sto andando negli argomenti, vi faccio vedere qui ho tutti gli argomenti del corso, o almeno del secondo parziale. E in questo momento sto sfruttando Notion perché utilizzo una tecnica di studio che si chiama Active Recall. E quindi al posto di leggere passivamente gli appunti preferisco pormi delle domande
E poi tramite queste domande, ogni volta che ripeto, mi do una risposta e subito sotto riesco a vedere se ho risposto correttamente o meno. Ad esempio, come si massimizza il profitto? Rispondo e qui sotto posso vedere se ho risposto correttamente o meno. Tra l'altro la cosa interessante è che posso sfruttare il caricamento dei media, che ovviamente si può fare su Notion anche se c'è un limite di giga, però comunque gli screenshot sono molto leggeri, quindi posso caricarne quanti ne voglio. In ogni caso, ad esempio qui sotto ho un piccolo grafico fatto da uno screenshot preso da internet o magari a volte lo prendo dalle slide del corso, ed è comodo perché tramite questo grafico riesco ad avere subito a colpo d'occhio la risposta e visualizzare qual è il concetto o qual è il problema o cosa sto sbagliando, e quindi è molto comodo. E fondamentalmente la mia pagina di microeconomia si lavora tutto su menu a tendina e bullet, e sono questi di qua. Però ovviamente Notion ha un sacco di implementazioni, sono veramente un sacco e neanche le conosco tutte. Però in questo momento trovo utilissimo il menu a tendina e poi i bullet, perché mi servono per separare i vari argomenti. E poi Notion è veramente un mondo gigantesco, ci sono un numero infinito di implementazioni, grafici, tabelle, è veramente un qualcosa di gigantesco, inimmaginabile quante cose si possono fare con Notion. E all'inizio è molto dispersivo, perché non ci capisci molto, non sai come creare qualcosa, cosa aggiungere, cosa implementare. E personalmente agli inizi mi è stato molto utile utilizzare i template, che sarebbero appunto dei modelli precostruiti da altre persone, e veramente ce ne sono un'infinità per ogni esigenza. E inizialmente è molto utile utilizzare questi template come base, e poi personalmente da questi template poi mi sono costruito ciò che mi serviva di più in base alle mie necessità. Io personalmente utilizzo tantissimo il content calendar, che è formato da una serie di colonne che indicano le varie fasi del processo creativo, quindi dall'idea alla revisione, registrazione, pubblicazione, ovviamente poi si può modificare. In ogni caso queste schede indicano un singolo progetto, e la cosa fantastica è che lì magari posso scrivere lo script di un video, o magari segnarmi le fonti, segnarmi quali inquadrature, quali angoli devo ancora registrare. E poi questa scheda, che compatta alla fine un sacco di informazioni che mi servono appunto per creare il video, è possibile trascinarla nelle varie fasi del processo creativo, e mi è utile perché mi permette anche visivamente di organizzare i miei contenuti. So ad esempio che in quella colonna ci sono i video che ancora devo realizzare, le idee, e invece nella colonna ultima sono tutti i video che ho pubblicato. Allora, questa è la versione base preimpostata da Notion, la mia è leggermente diversa, non ve la faccio vedere perché sennò vi spoilerò tutti i fantastici video che dovranno uscire nelle prossime settimane, e quindi vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella per evitare di perdervi le nuove pubblicazioni. Notion in questo momento per me è un'applicazione fondamentale, perché mi serve sia per l'università che per YouTube, e mi è utilissima. E poi la cosa fantastica è che è un'applicazione che c'è sia su PC che su smartphone, e ovviamente è tutto sincronizzato, e nel mio caso ad esempio se voglio andare, non lo so, a ripassare al parco, non è che mi devo portare lo zaino con un malloppone gigante di libri, quaderni, appunti, semplicemente mi basta il mio cellulare dove ho tutto sincronizzato, e posso ad esempio ripassare microeconomia tramite l'Active Recall, perché ho tutti i contenuti che mi servono direttamente sul telefono, e questa cosa è veramente fantastica. Poi io in questo momento ho la versione gratuita, ci sarebbe anche da fare un upgrade che costa, mi sembra, 4 euro al mese, però onestamente in questo momento non mi serve. Però non nascondo che magari in futuro, se ne dovessi sentire la necessità, sicuramente ad occhi chiusi farei questo upgrade, perché è un'applicazione che veramente mi sta aiutando tantissimo e che sicuramente in futuro mi sarà ancora più utile. Poi Notion è un'applicazione con cui si possono fare veramente tantissime cose, ed è giusto secondo me dargli anche qualche video in più di approfondimento, e se vi interessa nel caso fatemelo sapere con un mi piace. E tra l'altro potrei anche portare un video dove vi mostro nello specifico come organizzo i miei appunti. Terza applicazione per me fondamentale è l'app calendario. Io nello specifico utilizzo quella della Apple, però io ho utilizzato per molto tempo Google Calendar, che la ritengo un'ottima alternativa. L'applicazione la trovo indispensabile per ricordarmi scadenze, impegni, compleanni, e poi mi è anche utile per organizzare le varie pubblicazioni dei video di YouTube.
E poi la utilizzo anche per segnarmi lezioni, esami, quindi tutta la parte relegata all'università. E poi la cosa comoda è che posso creare dei calendari separati. Io ad esempio ho il calendario relegato a YouTube, all'università, alla vita privata, ed è comodo perché posso con un click nascondere o visualizzare i vari impegni. Inoltre si possono anche creare dei calendari condivisi ed è molto utile come cosa magari se si lavora in coppia o in gruppi per organizzarsi al meglio. La quarta applicazione più importante è il foglio di calcolo tipo Excel, perché comunque da studente fuori sede per me è fondamentale tenere traccia di tutte le mie spese, anche per rendermi conto se sto spendendo troppo e quindi darmi una regolata. Allora, io come foglio di calcolo utilizzo Numbers, che sarebbe il foglio di calcolo della Apple, non è Excel, però fondamentalmente va bene qualsiasi foglio di calcolo. E nello specifico come pagina è impostata in questo modo. Come vedete qui ho tutte le categorie delle mie varie spese, come salute, vestiti, spesa supermercato, trasporti, e semplicemente qui sotto nella casella finale c'è una funzione, sì, si chiama così, cioè la funzione somma. E semplicemente grazie a questa funzione somma lui mi somma tutti i numeri presenti nella colonna. Ed è molto semplice perché ad esempio qui ho spesa 1 e qui ho 44 euro, 55, 42, e tramite questa funzione somma lui in questa casella qui mi somma tutta la tabella, e ovviamente quando è vuoto lui segna 0. Ed è semplicemente questo. Poi il grafico invece è semplicemente un diagramma a torta fatto con i totali delle varie tabelle, e ovviamente il risultato finale me lo dà in percentuale. E poi sotto alla fine ho la spesa totale, che sarebbe appunto una somma delle varie caselle di somma totale delle sottocategorie. Alla fine come organizzazione non è niente di particolare, perché alla fine questo foglio di calcolo si può fare veramente in 2 secondi, però è molto utile per segnarmi tutte le mie spese e avere una sorta di grafico per capire in generale quanto sto spendendo. Ad esempio, spesa del supermercato 141 euro copre il 66% delle mie spese. Ad esempio, se voglio aggiungere qualcosa tipo trasporti, non lo so, treno, metto qui treno e ci metto 1000 euro. E poi come vedete il grafico viene modificato clamorosamente, perché ho aggiunto 1000 euro e nella spesa totale abbiamo 1214. Allora, onestamente è difficile, ma più che difficile è noioso ogni volta scrivere tutte le mie spese. Però la cosa che ha semplificato un po' il processo è il fatto di avere un telefonino con l'applicazione in sincronia. Quindi ad esempio appena sono fuori, compro qualcosa al supermercato, subito col telefono che è sincronizzato riesco a segnarmi la spesa, e così è un po' più semplice come cosa. E ovviamente per me che sono uno studente fuori sede è fondamentale scrivere tutto. Perché? Perché semplicemente ad esempio se voglio risparmiare dei soldi mi può capitare questo, ho una visione chiara di quanto spendo, magari posso vedere i miei eccessi, dove avrei potuto spendere di meno, e quindi mi permette anche di intervenire più facilmente se voglio risparmiare dei soldi tagliando dove spendo di più o dove faccio delle spese non troppo necessarie. E ovviamente mi rendo conto che non sia una cosa per tutti, però almeno per me mi piace avere un dato preciso di quanto spendo al mese. Queste erano le 4 applicazioni che mi aiutano a essere più produttivo e organizzato. Se ne avete altre, vi chiedo di consigliarmele qui sotto nei commenti, che a me fa molto piacere. Detto questo, vi ringrazio della visione, io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.